Prato, deciso dopo l'esperienza. No, sono solo più cotto di prima. No, a parte tutto, a parte lo scherzo. Poi abbiamo fatto 2 giorni, ci siamo trovati veramente bene io e Pietro. Abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che già conoscevo da tanto perché giocando nei giovanili, giocando contro ragazzi della tua stessa età, ci siamo ritrovati lì tutti in questa rappresentativa. Abbiamo fatto due giorni, 2 allenamenti, era uno stage giusto per conoscerci tutti. Ci sono Ascolta, poi si partite, presenta la penso a regola del novembre, numero internazionali. Quindi di niente, interpreti cambiare che area ogni tanto fa bene, ci siamo trovati veramente da Dio. Ma la nazionale fa crescere solo il valore del giocatore o fa crescere anche in termini di esperienza tecnica, a livello di allenamento? No. La nazionale più serve, secondo me, mentalmente per te stesso, per Autostima. autostima, ti dà più fiducia, poi ovviamente devi rimanerci perché è una cosa importante, poi giocare con la nazionale è sempre uno stimolo in più. Ovviamente è più importante la Pro Vercelli che la nazionale, questo è ovvio. Però comunque restare in quel gruppo, fare partite internazionali. Tanti direttori, tante squadre che comunque ti seguono, è una cosa importante, che Comunque, bisogna giocarla alla grande. più importante la Pro Vercelli della nazionale è un titolo, Questo nel senso che sicuro, questo sicuro, la Pro Vercelli viene prima di tutto, il club viene prima di tutto. E il tatticamente quindi là club. non ne avete ancora parlato, insomma se ne parla per i prossimi stage. No, lì abbiamo fatto solo 2 partite, oltre a fare un po' di possessini e conoscerci tutti, abbiamo fatto solo partitelle. Secondo me ora è ancora presto. Ci saranno, magari la prossima volta non ci andrò io, ci andrà un altro, però comunque è il club che ti permette di essere chiamato di nuovo in nazionale, per questo è Parliamo più di importante sabato, la Pro Vercelli. possiamo? Te l'aspettavi così battante questa categoria nei tuoi confronti? Perché No, io sapevo che c'era differenza tra la C e la B, perché ho avuto la fortuna di starci 2 anni fa, giocare nel Livorno 2 anni fa e vedere com'era la categoria. Sapevo che era difficile, sapevo che era un impatto diverso e sapevo tutte le difficoltà. Ovviamente se nelle difficoltà non ci aiutiamo e non so come spiegarvi perché magari faccio anche qualche danno se parlo, dico proprio la verità perché viva la sincerità, sapevo che l'impatto era diverso tra la C e la B. Ora bisogna solo confermarci, ad arrivarci ci arrivano tutti e a restarci bisogna guadagnare. che quando uno punta su un giovane debba avere la pazienza, così come la si è avuta l'anno scorso, io credo che il vostro mister professi questa impostazione, ma bisogna avere pazienza perché poi Certo, puntare sui tu se giovani punti su un paga. giovane ovviamente devi aiutarlo anche ad avere un po' di pazienza. Ovviamente siamo in 30 e secondo me la teoria del mister è giusta. Chi sta bene gioca, dovrebbe essere sempre così. Chi sta bene gioca. Il mister lo fa, in questo momento sabato scorso per il mister non stavo bene, non sono stato convocato. Ha giocato Cance, per sfortuna è successo l'episodio del rigore. L'espulsione ci sta, è successo l'episodio del rigore, ha fatto bene, stava giocando bene. Alla fine il mister fa le sue scelte, puoi condividerlo o no, però bisogna sempre accettare. Ma come si accettano queste scelte? Si accettano, Con lo storto, con la ti parlo di me, consapevolezza? io l'ho accettato così, ero nervoso la Pietro, settimana scorsa, Pietro, sono del però nazionale. Comunque ho guardato la partita, ho fatto il tifo per la nostra squadra, perché comunque, ripeto, siamo in 30 e chiunque gioca abbiamo visto l'anno scorso che può essere sempre uno importante per la squadra. Niente, si passa così questo momento, facendo sempre di più. Ha ragione il mister perché devo dare di più e devo fare molto meglio di quello che ho fatto in queste 3 partite. Accetto l'esclusione di sabato perché. Ripeto, il mister c'ha ragione perché aspetta tutt'altro da me. E E verso io l'accetto così, sabato? E io mi verso alleno bene, spero di arrivare a sabato e dare conferma di quello che penso io, che ogni partita che passa credo di stare sempre meglio, ad arrivare ad essere quello che era l'anno Pietro scorso. Iemmello è cresciuto tanto rispetto all'anno scorso, di testa, forse più di testa e di tecnica, non lo so, da Guarda. quell'impressione, è vero? Ho fatto solo due Anche a te. partite 10 minuti sabato, quindi sì, però dai, a parte gli scherzi posso dire che
sto crescendo, di questo ne sono consapevole e sono contento, però ancora c'è tanto da fare da parte mia e da parte della squadra. È lecito aspettarsi una maglia da titolare in vista dell'ASP? No. Sono arrivato ieri, oggi ho fatto differenziato, oggi mi alleno con i compagni, quindi ci alleniamo oggi e domani, quindi non è lecito niente. Però è normale che ci spero perché sto dando sempre il meglio di me ed è normale che mi aspetto una maglia di titolare. Però, ripeto, non è sicuramente... Cioè, se non gioco non vuol dire che devo deprimermi, ok, darò sempre il mio contributo, anche 5 minuti. La sensazione è che comunque la Procelli non abbia perso la voglia di divertirsi giocando, perché comunque larghe fette di partite sono state fatte veramente molto bene. Sì, quello sì. Che è mancato cos'è? Guarda, noi l'anno scorso abbiamo fatto quasi tutto il campionato giocando sempre palla a terra, iniziando a parlare dal portiere. Quello che ci chiede il mister è abbiamo impostato la squadra su queste basi, quindi è normale che giochiamo con questa mentalità di iniziare a giocare palla a terra e trovare le soluzioni sempre giocando palla a terra. Poi sabato penso che abbiamo fatto un primo tempo molto buono, sempre giocando la palla, e quindi dobbiamo ripartire da sabato, da questo primo tempo importante che abbiamo fatto, e continuare a lavorare durante gli allenamenti per migliorare sempre questa condizione. Senti, ma secondo te cambia il tuo modo, è diverso il tuo modo di giocare con Di Piazza piuttosto che con Tiribocchi? Sto parlando di qualità, sto parlando di modalità, insomma. Come cambia la tua impostazione di gioco? Ma cambia sicuramente, perché con Tiribocchi magari faccio la seconda punta e gioco un po' sotto di lui. Con Di Piazza magari sono io a fare la prima punta e a fare la punta centrale di riferimento, magari che va a prendere i palloni di testa, va a proteggere la palla, invece con Tiribocchi magari è diverso, perché magari questo lavoro lo fa lui. E te piace fare tutte e due? Forse cambiare piace? L'importante è che il gioco, a me piace far tutto. Senti, ancora una cosa, abbiamo parlato con Benci Venga prima del fatto che siete un gruppo di 29, un gruppo numero 8, quindi come si vive però la notizia dei convocati piuttosto che le maglie da titolare? Ma siete in tanti. Sicuramente siamo in tanti, siamo 29, ma sapete tutti che siete in tanti, quindi è normale, sì è normale, la società ha fatto questa scelta che sicuramente è una scelta della società e noi non possiamo che accettarla, però ripeto, il mister farà giocare sempre chi ha il meglio e noi la settimana lo mettiamo in difficoltà per questo. Poi chi va in tribuna, chi va in panchina, tanto ogni settimana il mister si sta vedendo che sta facendo girare tutti, poi ci vedranno le conclusioni.